La Guardia di Finanza ha svolto indagini su un gruppo criminale che fungeva da società di servizio per plurime attività illecite, dal TLE al traffico di sostanze stupefacenti, società di servizio che ovviamente trattava qualsiasi quantitativo. Nell'ambito di questo procedimento abbiamo riscontrato trattative che andavano dai 1000 kg alla trattativa per cui c'è stato il sequestro di 18 kg di cocaina, che costituiva, possiamo dire, una sorta di campione per l'organizzazione criminale per valutare la qualità del prodotto che andava ad acquistare poi successivamente in quantitativo sicuramente maggiore. Un'operazione minuziosa, un'operazione di qualità, lei ha detto in apertura della conferenza stampa, che porta alla luce però quanto traffico di droga passa dal porto di Salerno e quanto invece i sistemi di sicurezza non vanno di pari passo con il narcotraffico. Diciamo, la problematica del porto di Salerno è stata più volte rappresentata anche dal Procuratore della Repubblica, perché abbiamo riscontrato nel porto di Salerno non solo traffico di sostanze stupefacenti, ma possiamo dire un traffico di qualsiasi entità illecita. Siamo passati dai rifiuti, ai farmaci, ai reperti archeologici. Il porto di Salerno ha negli ultimi anni acquisito una movimentazione di merce e di persone sicuramente incompatibile con i sistemi di sicurezza presenti, che erano parametrati e rapportati ad una movimentazione sicuramente inferiore. Ma penso, e abbiamo risposto in tal senso, che c'è una volontà da parte di tutte le istituzioni competenti ad adeguare tutti questi sistemi di protezione. Generale, possiamo dire che avete proprio bloccato un possibile canale di smercio di cocaina? Esattamente, nei termini in cui dalle indagini è emerso comunque delle trattative per importare quantitativi ancora più significativi di stupefacente, perché parliamo in un caso di una trattativa riguardava una partita di 1000 kg di cocaina, quindi evidentemente l'organizzazione era in grado anche di alzare il livello, diciamo, della movimentazione stupefacente e il volume degli scambi. Qual era il modus operandi? Sostanzialmente sono stati individuati due modus operandi. Uno, quello di far arrivare lo stupefacente nel porto, e poi intervenivano dei soggetti sul posto per rimuovere lo stupefacente e portarlo poi sul territorio nazionale. In altri casi invece la spedizione da impresa ad impresa, per cui nell'ambito dell'impresa destinataria dei dipendenti compiacenti sapevano esattamente dove andare a recuperare la droga.